Oggi ci sono delle realtà come quelle per esempio in Iran, in Iraq, soprattutto in paesi dove la democrazia non garantisce la tutela dei diritti inviolabili delle donne, dove alcune donne muoiono anche per una ciocca di capelli scomposta sul viso. Ecco, la sua scuola oggi vuole testimoniare tanta sensibilità nei confronti di queste donne che riescono a fatica a rialzarsi, spesso arrancano, muoiono, attraverso una mostra fotografica di grande impatto, di grande significato. Sì, oggi abbiamo il piacere di inaugurare e ospitare una mostra fotografica di Shadisa Mangani, che è una signora che viene dall'Iran e che è anche una mamma, quindi si conferma la nostra apertura non solo al territorio, alle istanze che vengono dall'esterno, ma anche alle proposte che vengono dai nostri stessi genitori. E abbiamo volentieri accolto questa proposta perché è una testimonianza che viene direttamente da un paese in cui le donne hanno trovato il coraggio di alzare la testa, di protestare per delle cose che a noi sembrano scontate. Io però vorrei allargare lo sguardo alla capacità che hanno le donne di offrire e sacrificare se stesse fino all'estremo. Vorrei anche dedicare una parola a queste mamme che si sono imbarcate con i loro bambini e con i loro bambini hanno trovato la morte di recente a Crotone. Ecco, io penso che dobbiamo tutti fare una riflessione, tutti fare molta strada ancora, sia le donne che gli uomini, per cercare di capire che senza lo sguardo, senza la capacità di sopportazione, di sacrificio, ma anche la voglia di libertà delle donne, il mondo funzionerebbe molto, molto peggio. Non poteva mancare occasione per far sì che la FIDAPA potesse essere presente in questo progetto, tant'è che abbiamo subito colto la palla al balzo grazie alla professoressa Brigida Monreale per poter portare tra i ragazzi questa pièce teatrale dal titolo Libertà, mio diritto, mia colpa, proprio per abbracciare tutte quelle crudeltà che abbiamo visto in ambito siriano e che oggi si sposava proprio bene con la mostra di Shadi. Attraverso questa pièce teatrale che abbiamo già portato presso il tribunale con l'ausilio sia degli avvocati che della magistratura, abbiamo voluto dare voce proprio a quelle donne che in nome della resistenza per i propri diritti, che sono violati in un regime soffocante, hanno perso la vita e che ancora in carcere non si ferma dal gridare il mio diritto, la mia libertà. Io ringrazio tanto le mamme nonché la professoressa Micalizio che hanno voluto partecipare a questa pièce teatrale perché grazie anche a loro potevamo avere collante con i ragazzi della scuola. Ringrazio anche gli insegnanti di musica che hanno preparato un'apposita marcia, se così vogliamo dire, per accompagnarci in questa pièce e non poteva mancare sicuramente un'integrazione con questo lavoro, con quella che è la lettera alle mie figlie che è stata scritta proprio dalla protagonista di quest'oggi che è Shadi, una ragazza di Teheran che al di fuori del confine della sua terra porta forte il grido delle donne dell'Iran. Anche il CPO partecipa a questa pregevole iniziativa. Non poteva mancare l'invito anche al Comitato Pari Opportunità presso il COA di Agrigento con cui abbiamo fatto diversi lavori proprio in difesa dei diritti delle donne per dare voce a chi non ha voce. E oggi in rappresentanza proprio del CPO ci sarà l'avvocata Paola Antinoro, quale referente appunto del CPO. Volevo ringraziare le mamme che sono qui presenti accanto a me e che sono Angelica Micalizio, Siliana Carnabucci, Daniela Dragna, Anna Lucchesi, nonché la mia referente della sezione FIDAPA Porto Empedocle al Monte che mi arriverà ed è Giosina Sicurello. Oggi scriviamo una pagina di storia raccontando le contraddizioni di un popolo, il popolo iraniano, attraverso la mostra di Shadi Samangani e attraverso anche la pièce teatrale di Sonesina Guglia. I nostri alunni entrano a far parte della storia, la stanno scrivendo oggi partecipando anche attivamente a questa manifestazione, perché la storia non è soltanto quella che si studia sui libri ma è storia di ogni giorno, la storia si svolge ogni giorno, ogni qualvolta guardiamo un telegiornale e non dobbiamo rimanere indifferenti davanti alle notizie, ma essere protagonisti attivi, farne parte.